Quest'anno è stata la prima volta che la partecipazione al concorso letterario organizzato dal circolo neoilluminista Donna Olimpia Frangipane è stata estesa anche alle persone di genere maschile ed è stato un bene vista la qualità delle opere partecipanti. Il tema scelto è stato sicuramente di grande attualità, come io vedo il mondo, segnando la strada soprattutto dei cambiamenti di vita dovuti al web, all'uso di internet, all'importanza della rete nel mondo contemporaneo. La serata conclusiva, quella della premiazione, è stata organizzata come di consueto e nel rispetto delle regole anticontagio nel centro storico di Castel Bottaccio, dove attraverso la diretta Facebook è stato possibile conoscere gli autori premiati e discorrere con loro. I vincitori sono stati tre scelti dalla giuria tecnica, composta dalle professoresse e scrittrici Antonella Presutti e Simonetta Tassinari, e per la prima volta in un concorso che è sempre stato tutto al femminile, uno di sesso maschile, cioè chi vi sta parlando in questo momento, il giornalista e poeta Giuseppe Pittà. Ognuno di loro ha commentato uno dei racconti e il lavoro poetico risultati vincitori. Oltre la giuria tecnica è stata prevista una di stampo cosiddetto popolare, composta dai soci dell'associazione Matteo Ciuffeda, Ercole Delisio e Raffaella Sforza, che hanno ritenuto di premiare la stessa persona individuata al primo posto dai tre della giuria tecnica, Enrico Giaccone di Cuneo, con il racconto Diana. Il secondo posto è stato assegnato a Cristiano Zuccarelli di Verdello in provincia di Bergamo, di dichiarate origini molisane, che ha proposto la poesia Il viaggio di nozze in miniatura. Al terzo posto, con il racconto Internet Point, si è classificato Davide Antoniolli di Fontana Fredda, provincia di Pordenone. Una splendida edizione promossa e sponsorizzata dall'IRESMO, l'Istituto regionale per gli studi storici del Molise.